Viene dal mare ma adora la montagna. Il nuovo prefetto di Sondrio, Anna Pavone, 57 anni, di Bari, sposata, un figlio, residente a Milano con ultimo incarico a Bologna quale viceprefetto vicario. È giunta martedì sera nel capoluogo ed ha incontrato il sindaco Marco Scaramellini e il procuratore Piero Basilone per un quadro sulle priorità del territorio. Sicuramente ci occuperemo di questi che sono i problemi più urgenti della cittadinanza, tipo appunto, come dicevamo, i trasporti, su cui ci concentreremo per cercare di risolvere in un tempo accettabile questo problema dei trasporti. Abbiamo in vista anche le Olimpiadi nel 2026, sarà particolare l'attenzione della prefettura al riguardo? Vi siamo e saremo attentissimi alla questione delle possibili infiltrazioni mafiose negli appalti, in tutti gli appalti che ci sono e ci saranno per costruire le opere per le prossime Olimpiadi. Quindi noi, tutte le forze di polizia coordinate dalla prefettura, sono assolutamente allerta su questa questione. Già ci sono stati, ci sono già state delle attività ispettive nei cantieri, ce ne saranno altre a breve. Poi particolare attenzione anche all'assetto idrogeologico del territorio. La sua fragilità. Assolutamente sì, questo è un territorio delicato, molto delicato dal punto di vista orografico, che presenta naturalmente delle criticità e su cui ci concentreremo. Sicuramente è un tema molto sensibile per noi, soprattutto io poi mi sono occupata spesso di protezione civile durante la mia carriera e quindi è un aspetto al quale tengo molto. Sono stata tanti anni fa a Livigno, a Santa Caterina Valfusa, Furva, Bormio, insomma tutte le vostre stupende località, quindi la conosco, mi piace la montagna moltissimo e quindi mi fa essere qui a Sondrio circondata dalle montagne, mi dà allegria, mi piace.